Buongiorno ragazzi, oggi è giovedì e ci siamo risvegliati da una serata molto devastante. Molto devastante dove il protagonista di questa serata è quel soggetto di giù, che adesso ci racconterà che cosa è successo. Raccontaci la tua esperienza di ieri sera. Com'è andata? Com'è partita? Inizio serata? Posso dire, quando noi siamo arrivati proprio al Praia, che stiamo aspettando che ci facciano entrare, la sera Raccontaci, sei entrato in discoteca? Da lì no, non ci sono riuscito ad entrare. Appena sei entrato Sono andato al bagno. all'ingresso, Cioè, ci ti sei abbiamo sentito provato. un po', Mi come sono posso sentito dire? tanto male. E la sicurezza ha visto delle azioni un po' scomode dentro i Da bagni. parte di Filippo ha chiamato la guardia medica. Guardia medica, Chiamando la guardia medica, ti hanno misurato un po' ossigeno, tutto. ossigeno tutto, mi hanno portato da fuori, ho iniziato a vomitare. Tanto. Tanto, e dopo che ho vomitato, però Stai ero veramente un vegetale, non riuscivo a fare male. E gli ha misurato i valori e il nostro amico Davide, qui presente, ha chiesto un cazzo. come sono i valori, un po' alti? E la guardia medica disse molto più che alti. Porca Madonna, sono stato 45 euro, porco del Dio, sono stato 45 euro. Era un giorno qualsiasi nel villaggio di Gallipoli, ma si sentirono dei rumori. Chi cazzo è, oh? Manca uno però, che cazzo, io sento casona però. Siamo nella trap, drink su drink, carne, drink, avocado, biscotti, cazzi. Andiamo con salutopatia, Ruscio, vai. Oh, se non ci stai casino, sto gratte vinci. Dai. E cosa stai sempre? Mannaggia me. Fabiano, tu ci stai mettendo troppo forza, gratte vinci è come Dici. una... Come è come una ragazza, la devi trattare bene. Niente. È finita davvero qua? È finita così. Finita così, mai Vendevo. Più uno gratte vinci in vita mia. L'ha detto, eh. Sono che Napoli. Parte non per avere. Cosa? Sta guardando il torto. Sposa? Quando lo fai? Sta guardando il torto. Gioele e Gianmarco, velocissimo, che sono in anticipo, io mai prima visto. di lui. Stiamo venerando la sacra bottiglia Gin Lemon. Tutti aspettando Giorgio Pippo. Vestito. Veloce. Sei veloce. Veloce, sei veloce. Velocissimo. Red Bull e vodka. Ma con me, oh, mio padre lo fa e butta fuori, ma ti passa fuori. Raffinatezza, chapeau! Che cazzo è sta merda? Marco giù da ventola, vaffanculo! Luci da labbra rosa, carica la sua Icos come fosse una pistola. €4 acqua del rubinetto gratis. Gratis. E oggi siamo tornati senza. Sono Filippo m'ha angulato, ha fatto per me.
mangiando un corso. No, io no, ma gli ci piace pure. Cazzo, per sotto i piedi, all'uscio. Oh, ma pure a te. Ehi, mai morto di... Oh, porco, non ti sto, non ti sto. Yamo, Jiu Jitsu da. Parlate della scontro dei Tekken. È venerdì 25 agosto. Abbiamo fatto tre serate di fila, molto fighe. Joele magna panino da 9 calorie. Ieri c'era Miles, come avete visto dalle clip precedenti. Molto bello, molto figo. Bresh, merda più totale. No, un fratellino. Sta troppo veloce, sta troppo nel futuro. No, scusa, stavo l'anno prossimo. No? No, come sta andando la vacanza? Sta andando bene, dai. Sta andando bene? Stiamo pensando invece di fare un boat party. Se Joel è d'accordo, lo faremo. Con questa vista vi saluto, ci sentiamo dopo. Ecco a te Gianmarco, ti presento. Dove alloggiamo nel 2020, tu che non c'eri. Eccola qui. Questa era casa nostra, adesso ci sono altri individui che la stanno abitando. I favelas. Era qui dove abbiamo ammaccato la porta con il mandarino. È proprio lì che è successo il tutto, dove abbiamo sfondato le porte. Proprio, c'è chi non crede. Sì. Abbiamo spaccato birre per terra. Danny, figlio di puttana! Allagato casa. Oddio, sto navigando il mare Adriatico, porco Dio. Dove la storia è stata compiuta. Link in descrizione per il video del 2020. La storia. La storia. Vabbè, ma come hai fatto a portare la bici se non giochi la catena? Le chiavi, l'ascensore. L'ascensore, le chiavi. Se non giochi la catena, come hai fatto con la bici? Scatusci. Portami una pezzetta! Portami una pezzetta! La pezzetta del bagno là. Certo. Abbiamo già mangiato, ma non possiamo rifiutare la pizza. No, vabbè. Luca, via le forbici. È perfetto per me. Oh, guarda quanto è. Nel Chillong, nella foresta amazzonica, no vabbè. Quarto piano, errore. Tranquilli. Massimo 450 da 500 kg. No, ragazzi. Gianmarco? Perfo, ti sei cotto oggi? Un pochetto, guarda qua. E il roscio? Il gamberetto prossimamente lo vedrete ustionato. Vai! Oh! Lorenzo, com'è questa vacanza per essere la tua prima con noi? Ho dormito mezz'ora in due giorni. Aspetti positivi e negativi, dai. Qui siamo nel metaverso. Ok. Questo è il metaverso. Dentro casa c'è il metaverso. Oh yeah, baby. Oh, che c'è broccato? Eh? Ma tu guarda che cazzo ti sei fatto dietro. Guarda che cazzo ti sei fatto. Gamberetto ustionato, porco. Gamberetto parte 2. Semplice, troppo facile. Semplice. Messi cotto con l'oriso, la prendete mamma. Sangita. Sangi. Cocco. I Tatakimas. Ragazzi, dopo moltissimo tempo si ritorna con l'orchestra. Abbiamo preparato tutta la postazione. Tutti i componenti ci sono. Pronti?
Abbiamo solo rotto due bicchieri stavolta, una padella piegatissima, l'altra pure. Poteva andare peggio. Amico, mi piace questo 4-3-3. Siamo arrivati al Rio Bo. Adesso andiamo al bagno e poi inizia la serata. È un grande, un grande, un grande. È un grande. Io non lo so, stavano due ragazzi, erano matti. Hanno sfondato. Anche questa serata di Obo è finita. È finita! È finita! È migliore di notte! Questo è un uomo che non dorme da più di 24 ore. Bro, you're not a tinker. Anche lui non dorme da 24 ore. Però, comunque. Non sente più nulla. No. Bro, call the 911. Zoom. Eccoci qua ragazzi. Oggi è domenica, è l'ultimo giorno che staremo qui a Gallipoli. Domani partiremo. Nonostante ciò, finiamo in bellezza. Festa in barca. E andiamo a vedere le Maldive del Salento. Stasera andremo al Praia probabilmente. E ci becchiamo tra poco quando saremo lì. Bon. Partenza dal molo, ma ciccio! La pizzotta per finire in bellezza. Direi che con bianco e feso dell'archino, porco due. Yeah. Oggi i nostri eroi sono tornati a casa sani e salvi. Non si sa come. Guarda che stacco di coscia. Adesso sì. Aspetta. Oh, parocchino. Sono le 6 di mattina. Noi dobbiamo lasciare la casa tra 2 fucking ore. Dobbiamo mettere a posto tutto quanto. Fa tutto cagare al cazzo. Fa tutto tranne noi. Tranne noi siamo le cose più belle di questa vacanza. Finita qui. No, che non mangio stavo.
Andiamo via. Possiamo non giocare a pallone, ovviamente. Porco tena. Ecco Dio. E tenga. Bro, you're not a thinker. Questa settimana piena di avventure. Ore di sonno trascurabili, perché comunque. Tendenti allo zero infinito. Settimana com'è andata? Lo aspettavo. Spettacolo, vabbè. Queste sono le nostre valigie. Ok, normalissime, normalissime, no? E questa valigia è quella dei Julik. È uno zaino. Siamo atterrati a Roma. Abbiamo anche il boss di Elden Ring da superare. Siamo tanti, quindi vediamo se ce la facciamo. Ragazzi, come tutte queste vacanze, anche questa è giunta al termine. Gallipoli, il ritorno è finita. Sarà una bella vacanza. Sarà bella vacanza, ci siamo divertiti. Non abbiamo perso nessuno, ci sono tutti i componenti della ciurma. Perso grande componente della ciurma, devo dire. Grande acquisto. Allora, sì. Io direi che il video può finire qui e ci vediamo. Guardate come si vede il mondo al futuro. Basta, basta, hanno visto troppo. È bucato il treno. Content.